Ed eccoci qua ragazzi in un nuovissimo video di cucina spicciola. Oggi andremo a fare un'altra ricetta romana, quindi spero sempre che non venga insultato qui sotto nei commenti perché sto andando sempre a fare una ricetta romana, ma vi giuro che ho cercato di vedermi molti video giusto per capire bene come si fa e quindi non sbagliare in niente. Quindi non essere insultato. Tipo nella scorsa ricetta forse l'unica cosa che ho sbagliato è che ho fatto gli spaghetti e mi avete detto che sono i rigatoni in realtà quelli adatti per la carbonara. Comunque raga, il formato di pasta alla fine non cambia molto, semplicemente cambia la forma della pasta, il sapore è importante. Cioè in pratica noi ci mangiamo pure la pasta col sugo con gli anelletti, quindi figure. A parte questo, ho sbagliato in effetti un'altra cosa ben più grave. Il taglio del guanciale, che l'ho tagliato male, mi sono reso conto subito dopo che il video già era fatto. Diciamo che non c'avevo voglia di registrarlo di nuovo perché già avevo usato gli ingredienti, ricomprarli e rifare la ricetta mi sembrava eccessivo. Comunque adesso ho capito l'errore e non farò più quell'errore di tagliarlo male. Comunque, prima di tutto partiamo con gli ingredienti della ricetta, che sono 150 grammi di guanciale, sempre guanciale romano, quello adatto, e non è pancetta, vi giuro, comunque lo conoscete il guanciale se siete di Roma, ma anche se non lo siete. 200 grammi di rigatoni, mi sono leggermente informato e mi sembra che la pasta che venga fatta di più sono appunto i rigatoni. Se sono altri mi dispiace, ma non c'è nessuna parte dove c'è scritto l'originale, come viene fatta proprio originale, l'ho cercata, non l'ho trovata, comunque sono i rigatoni, credo. Poi ci servirà del pecorino romano DOP, l'ho comprato al supermercato, comunque quello giusto, quello che serve appunto per la ricetta, quello originale, pecorino DOP romano, tranquilli che non ho comprato un altro, mi dispiace che ho buttato la carta dove c'era scritto, comunque tranquilli che è pecorino romano, anche che penso che si vede che è pecorino, se lo conoscete penso che questo si vede che è pecorino. Soprattutto ora tuo fratello se ne accorgerà che sarà pecorino. Esatto, si noterà pure nel sapore della pasta perché ce ne va pure abbondante, ci va quello giusto. Considerate che di pecorino ce ne vanno all'incirca 30 grammi a persona, quindi metterò io 60 grammi perché sto facendo 200 grammi. Poi ci andremo a mettere il pepe, ci potete mettere anche quello già macinato, io preferisco questo perché è ancora più aromatico ed è un po' più intenso di sapore. Considerate che io sto mettendo all'incirca 9 granelli di pepe in 200 grammi, ce n'è già uno che l'ho triturato perché stavo vedendo se riuscivo appunto a triturarlo con i batticarne, ci sono riuscito, quindi per quello è già spaccato. E per ultimo ingrediente, anche se probabilmente nella ricetta originale non ci va, ci andrò a mettere un pochettino di strutto, che tanto considerate che lo strutto è all'incirca un po' più lavorato il grasso del guanciale, questo qua, quello che vedete qua, giusto? Questo. Quindi questo è lo strutto in poche parole, quindi non altro in nessun modo il sapore della pasta, rimane sempre quello, semplicemente c'è una parte di grasso in più. Tutto qua. E comunque considerate che io ho visto il video, tanto lo posso dire, ho visto pure il video di Stefano Barbato e lui ha spiegato che in antichità, magari vi andate a vedere dopo che finite il mio video, giustamente andate a vedere pure il suo video della pasta alla gricia, che ha spiegato che in antichità prima di tutto questa pasta si dovrebbe fare nella padella in ferro. Ovviamente io non ce l'ho una padella in ferro, e siccome in antichità si usavano appunto queste padelle, le padelle in ferro, anche se le lavavi e le asciugavi bene si ossidavano e diventavano nere, per evitare questa cosa ci mette mettevano un po' di strutto dopo che le lavavano, le rivestivano diciamo con un po' di strutto, ce lo spalmavano in tutta la teglia e la mettevano poi da parte. Poi quando la usavano, in ogni caso la padella era comunque unta di strutto, quindi per questo dopo veniva quel sapore bello intenso, perché comunque un po' di strutto c'era nella padella in ferro. Questo vi parlo in antichità. Poi ho visto che molti usano lo strutto per andare a sfumare dopo il guanciale. Io non lo andrò ad utilizzare perché ho visto che nella ricetta originale non ci va. Magari molti di voi pensano di sì, ma mi sono informato e il vino per sfumare non ci va, però se ce lo mettete sappiate che viene anche più buona, solo che io sto facendo diciamo ricetta originale per evitare magari degli insulti o boh. Quindi fate tutte queste premesse, perché in queste ricette vanno fatte le premesse, perché se no ricevo solo insulti. Abbiamo tutti i romani qui sotto nei esatto. commenti. Quindi partiamo subito con la ricetta, perché mi sembra di aver detto tutto. Quindi partiamo col pecorino e ne andiamo a grattugiare un pochettino per dopo andarlo ad utilizzare. Quindi ci prepariamo qua nella grattugia e lo grattugiamo bene. Mi è saltato, vabbè, comunque ora grattugiamo questo.
Comunque probabilmente mio fratello questa pasta forse non gli piacerà più di tanto, perché a lui il sapore del pecorino non lo fa impazzire. In questa ricetta il pecorino ci va, quindi si sentirà più che altro sapore di pecorino. Quindi se vedrete dopo la reazione di mio fratello, che come sempre sarà un po', sapete che appunto per questo, perché il pecorino non lo fa impazzire di sapore. Quindi una volta grattugiato il pecorino, considerate all'incirca un 60 grammi di pecorino. Poi comunque questo dipende molto da voi, se la preferite bella intensa di pecorino ne potete mettere anche un po' di più, se lo preferite un po' meno intenso di sapore ne potete mettere un po' di meno, perché c'è anche chi mette 100 grammi, solo che se vado a mettere 100 grammi di pecorino, per noi personalmente è immangiabile. È normale, se non ci siamo abituati non riusciamo. Esatto. Quindi adesso prendiamo il pepe, lo mettiamo nel tagliere e lo andiamo a sbattere. Lo dobbiamo comunque spaccare e farlo diventare bello sminuzzato. Accendiamo un po' così e lo spacchiamo. Che odore di pepe che sta salendo. Comunque così ovviamente il sapore di pepe sarà molto molto più intenso. In realtà non so perché il pepe nero diventa bianco appena lo sto sbattendo, però era pepe nero prima, poi se cambia colore non lo so il motivo. Vabbè, ma è l'interno. Sì, ma anche l'interno dovrebbe essere nero comunque, non lo so perché questo qua è bianco. Sarà pepe nero, diciamo, non razzista. Sprigionare un odore di pepe è allucinante. E per questo ci vado a mettere questo qua, perché è molto molto più intenso di sapore. Spero che infatti non sia troppo piccante. Speriamo. Una volta sminuzzato tutto in questo modo, lo riprendiamo e lo rimettiamo nella ciotolina. Dopo aver fatto questo prendiamo il guanciale e stavolta lo tagliamo bene, quindi facciamo una fetta in questo modo. E semplicemente io avevo sbagliato a tagliarlo così, perché giustamente così mi prendo tutta la parte del grasso e basta, ma va tagliato appunto per così, in questo modo. Così prendi tutto. Esatto, vedete, così è tutto pieno di carne. Poi sappiate che comunque rimpicciolisce tantissimo e diventerà piccolo piccolo. Sappiate comunque che la cotenna è già stata tolta, cioè l'ho preso che già la cotenna l'avevano tolta, quindi se vedete che non la tolgo è per quello, cioè se vedete già cotenna non ce n'è. Comunque la parte pepata che c'è da questo lato la lasciate sempre, che ci dà un bel sapore. Poi se la preferite non troppo piccante, magari o mettete meno pepe o togliete questa parte qua. Ok, questo è tutto il guanciale tagliato. Adesso ci trasferiamo nel fuoco e cuociamo il tutto. Andiamo a mettere il sale nella pentola. Ne dobbiamo mettere giusto poco poco, ma ci va comunque messo, perché sennò la pasta non avrebbe sapore. Ce ne va messo poco perché già c'è il guanciale che è salato e il pecorino che è salato, quindi non esagerate. Quindi l'acqua sta bollendo, ci andiamo subito a calare la pasta. E la sto calando subito perché mi servirà l'acqua di cottura mentre sto cucinando, perché deve rilasciare tutto l'amido della pasta e ci dovrò mettere l'acqua di cottura con tutto l'amido che c'era nella pasta. Quindi iniziamo col mettere subito la nostra noce di strutto, se cade. Quindi lo facciamo sciogliere e ungiamo per bene tutta la teglia. La teglia. La teglia, vabbè, la padella. Quindi ora lo facciamo cadere tutto qua, giusto perché è pochino. E andiamo a tostare il pepe. Quindi ci mettiamo il pepe qua nello strutto e lo facciamo prendere bene di sapore. Quindi lo distruggi. Che lo distruggo? È distrutto. Madonna, ma come si fa a dire queste battute orribili? Non sono orribili. Bellissime sono, stupende. Esatto. Sì. Comunque lo facciamo friggicolare nello strutto il nostro pepe. C'è un odore di pepe, raga, madonna. Comunque non lo facciamo stare troppo, perché sennò lo bruciamo. Una volta che abbiamo leggermente tostato il nostro pepe, ci andiamo a mettere il guanciale. Mescoliamo un po' il tutto. Se lo fate in una padella un po' più piccola è anche meglio. Io mi sono preso questa padella perché così dopo mi viene meglio a mescolare la pasta. E lo facciamo pure questo qua diventare bello croccante. Come vedete ora sta rilasciando pure lui tutto il suo grasso. Esattamente. Il nostro guanciale, come vedete, è diventato bello croccante. Adesso ne assaggio giusto un pezzo per vedere se la cottura è ideale. Me ne prendo un pezzo. Non mi sento più la mano, raga. Comunque lo togliamo dal fuoco per evitare di bruciarlo. È croccantissimo. E com'è buono? Spettacolare. Ovviamente, ragazzi, non ci aggiungete sale, mi sembra normale perché è pieno di sale già. Adesso mi prendo un rigatone e vedo se è cotta la pasta. Ok, è ancora un pochettino cruda, ci manca giusto qualche secondo. Di sale comunque è perfetto, è un po' sul greggio ed è perfetto perché così dopo, mettendoci tutto questo condimento che è bello salato, sarà perfetta. La pasta credo che sia cotta, quindi la andiamo a scendere e la mettiamo qua.
L'acqua di cottura ovviamente ce la teniamo perché ci servirà forse adesso per andare ad ultimare la nostra pasta. Senza forse, quasi sicuro. Anche se comunque raccogliendola con questo un po' di acqua di cottura sta rimanendo. Quindi adesso riaccendiamo nella padella per farla diventare bella calda e andiamo a saltare la nostra pasta. Ma come fai? Con le manine. Io non ci riesco a saltare. Comunque ancora un po' fredda, quindi viene un po' male. Come vedete il pepe si vede pure. Sì sì. La facciamo saltare giusto un pochettino. Ci spegniamo perché il fuoco deve essere spento, se no il pecorino dopo si slega. Comunque okay. È stupenda. Sì, è perfetto. È bellissima da guardare proprio. Adesso comunque ci spegniamo e aspettiamo che leggermente che si raffredda, perché non vorrei che sia troppo caldo e il pecorino appunto si slega. Comunque va benissimo così, la saltiamo giusto un altro pochettino e gli mettiamo un pochettino di pecorino, così la saltiamo. E va fatto sempre così, ne mettete un poco, la saltate, un poco, la saltate, finché non è ultimata. Ok, un altro po'. Va fatto in questo modo, in modo che si lega per bene e viene la cremosità della pasta. Comunque se non riuscite magari a saltarla va benissimo anche metterne un po' e mescolare per bene, però in questo modo, guardate, la mescolate così, la fate muovere tutto il tempo e non la tenete mai ferma. Che se la tenete ferma rischiate che non si lega bene. Ci mettiamo l'ultimo pecorino rimasto, ci mettiamo sempre un pochettino di acqua di cottura e la ultimiamo. Mi è saltato un coso che si è messo qua dentro nel pecorino. Ok, vedete che bella, sì, cremosa? Stupenda. Ok, adesso la dobbiamo semplicemente andare a impiattare e la serviamo. La saltiamo giusto un altro po' perché è un po' liquidina. Non vi preoccupate comunque se la vedete un po' liquida, basta che la saltate e la maneggiate in questo modo e tutto il liquido se lo assorbe. Perfetto. Guardate la cremosità, penso che si nota. Sì, a voglia se si nota. E quindi adesso passiamo all'assaggio. La andiamo a impiattare. Ok, e questo è il piatto ultimato. Adesso passiamo all'assaggio. Siamo qua con mio fratello. No, dai, questa qua è buona. Questa come dai, fai a saperlo? Questa è buona, dai, cazzo. Dai, assaggia. No, questa. Questa è buona. Subito, non perdere tempo comunque, che sennò dopo perde di cremosità. Beh, perdo di cremosità. Oh, cacca. Io non so se la conosci di per sé di nome, che forse sì, ma non lo so in realtà. Sai che pasta è questa? Carbonara? Non no. È carbonara perché già l'ho fatta 27 di carbonara. E non c'è l'uovo. E non c'è l'uovo. Amatriciana? No, amatriciana non c'è il sugo. C'è il sugo. Qual è? Ovviamente. Certo. Quella! La cacio e pepe! No! No! Non no. È la cacio e pepe perché c'è il guanciale. Che ora al lato lo scrivono secondo me quale. Ah! La! La? Rigatoni con formaggio e guanciale. No. Comunque da 1 a 10 quanto gli dai a questa pasta? È cremosa, si sente la cremosità? È buonissima. Qui in live già tutti hanno scritto. Ah, è la grigia! La conoscevi, vero? Ovvio. No, non la conoscevo a quanto fa. Comunque ad esempio nemmeno io la conoscevo fino a qualche mese fa, che ho visto dei video su YouTube dove la facevano. Ma è spettacolare. La grigia? La grigia è una carbonara senza uovo. Allora è giusto, una carbonara? No. Diciamo che a Roma le paste sono tutte buone, comunque all'incirca sono tutte buone. Diciamo che gli ingredienti sono quasi sempre gli stessi, perché appunto la gricia è diciamo la base, poi c'è gricia con uovo che è la carbonara, gricia con pomodoro è la matriciana, poi c'è la cacio e pepe che invece è senza. La matriciana è diamatrice. Diamatrice, ma comunque sempre alla vicino a Roma. No, comunque ti stai superando a morire. Ma io semplicemente che queste paste a casa nostra non le faccio mai, ma le so fare. Non è che mi sto superando, le so fare, ma di solito non le faccio. Perché andare a comprare il guanciale lo devi comprare apposta, il pecorino lo devi comprare apposta. Poi non costano nemmeno poco, essendo che non siamo di Roma, perché paghi diciamo le spese di spedizione. Ma se ce n'è ancora... È finita. Adesso scendiamo giù e assaggiamo. Ma perché mi devo guardare quante gambe? Sia io che mio padre. Dai, ora te la porto un'altra gricia.
Scendiamo giù. Che c'è? No, la vuoi un'altra gricia? Così la voglio, uguale precisa. Uguale precisa con qualche variante. Scendiamo giù, dai, ragazzi. Siamo qua con mio padre, quindi gliela faccio assaggiare prima a lui. Intanto buongiorno, ragazzi. Sì, considerate che sono le 11 di mattina, quindi stiamo mangiando leggero. Volevo capire una cosa, come si chiama questa pasta? È pasta alla gricia. È pasta buona, giusto? Sì, è tipica romana. Tipica romana, alla gricia. È una carbonara senza uova. Se la dobbiamo dire, c'è qualche cosina che si aggiunge, tipo il pepe, più pepe rispetto alla carbonara, e non si mette nell'uovo, ma si fa. Vabbè, l'ho fatto, poi ti vedi il video, magari lo vedi. Comunque è circa quello. Buona, io ancora non l'ho assaggiato, però c'è un odore, ma lo raga. Minchia Gianmarco! Aspetta che assaggio pure io, perché mi sta venendo curiosità. Mi prendo un bel pezzo di guanciale. Mamma mia! Oddio, la pezza pure del pepe! È spettacolare! Buonissimo. Alla gricia o alla gricia? Alla gricia! Alla gricia! Non la conoscevo questo tipo di pasta, sai? Buonissimo! Bravo! Il sapore del pecorino, nel nostro caso, perché io l'ho messo un po' meno, si sente giusto, non è troppo invasivo. Vero, eh! È buono, di mio gusto, bravo! Spettacolo. Da quando ci sto insegnando a cucinare, praticamente vedo che mi sta rubando l'arte. Certo. Ma poi anche se vi prendete un singolo pezzo di pasta senza niente, col fatto che l'ho fatta rosolare nel guanciale, sa proprio di guanciale il pezzo di pasta. Ma no, in ogni caso ragazzi ve la consiglio identica per come l'ho fatta io. Se volete renderla ancora più buona, io non l'ho fatto per non ricevere insulti, dovete semplicemente sfumare il guanciale con un pochettino di vino bianco e viene ancora più buona. Io non l'ho fatto per evitare insulti. Però se volete e volete provare, perché loro non lo sfumano con il vino? La ricetta originale no, le varianti ci sono con lo sfumato, sfumare, perché alcuni romani lo fanno pure, però molti si offendono, per evitare di farli offendere non lo fa. Ho capito. In ogni caso noi ci rivedremo ad un prossimo video e ciao ciao ragazzi, e fatela perché merita e mettete mi piace.